L'arrivo. No, perché non ho sentito bene la risposta. Te dove sei all'inizio? Non siete seduti, siete pronti per entrare in scena. Non lo so, te dove vorresti che fossi? Boh. Ma come boh? Te dove vorresti che fossi? Tutto questo accade a due prove mancanti. Questa, alla prima. Questa è un euro. Spendi un euro. Tu, scusa, dimmi, allora, tu hai un ruolo qui dentro, cronista, quindi hai l'idea chiara, tutti i meccanismi, sai come funzionano di solito queste cose. Tu sai esattamente dov'è lui. Anzi, molto probabilmente, anzi, sicuramente ti dico io, lui è già presente sul posto prima ancora che tu arrivi. Perché lui ha più esperienza di te, no? Ti anticipa su tutto. Tu sei l'allieva, no? Che deve superare il maestro. Allora, dove si trova normalmente Dimitri maledetto, che ti anticipa sempre, che tu arrivi, sei convinta che lui sia sempre giù. Sarà invece già arrivi al posto. E puntualmente tu lo trovi già lì. Oh. Già al posto, infatti. E dove? Qui dentro, in quale posto? Nel posto costoso? Qual è? Dove ti immagini che sia? Se la schierata fosse qua, e quindi i due gruppi sarebbero qua, il cronista che deve osservare. Ottimo, fin qui ci siamo. Dov'è? Di sicuro sarebbe per di qua, credo. Credo. Guarda, cioè, ce n'è, eh? Sì, spazio ce n'è. Allora, calcolando qual che... Qual è il punto di vista migliore? Lui ha già visto tutto e decide di mettersi in una posizione, diciamo, perfetta, ideale. Per te. Sa già che non mi farmi la testa. Mai lui queste cose, vedo. La visuale migliore? No. Guarda, un po' vicina perché poi l'altro po' vicino. Vabbè, ti verrà in mente, vai. Tu inizi. Vai, intanto riparti. Vado.